Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale, sono Piero e oggi vedrete qualcosa di nuovo. Parliamo dell'Elifar H1, un nuovissimo o quasi nuovo drone con braccia richiudibili stile Mavic. Difatti c'ha quelle frontali che si aprono così e quelle laterali invece che e quelle posteriori invece che si aprono così. Fotocamera da 720p e batteria proprietaria che non si capisce da quant'è, anche perché non si apre. Vediamo, mortacci di Pippo. Questa sarà da, vabbè, quando vedrò il prezzo che lo devo cercare vi faccio sapere da quant'è questa batteria. Ma passiamo al radiocomando in stile Parrot, alimentato da 4 batterie mini stilo che vanno 2 qua e 2 qua. Joystick di movimento, trim per regolazione volo, stop di emergenza, headless mode, flip 360, ritorno a casa che non so quanto possa funzionare, e tasto per effettuare foto e video. Poi i roll 360, aumento della velocità e poi questi due tasti non ne ho assolutamente idea, comunque ve lo scrivo giù in descrizione. E questo è il tasto d'accensione. Come dicevo, questo c'ha una fotocamera 720p, per cui non vi aspettate cose cinematografiche, che potete regolare con la mano e registra automaticamente sul telefono. Ora vi dico il prezzo, vi faccio anche sapere la capacità della batteria. Vediamo subito. 90 euro. No ragazzi, se ci riesco vi faccio... Se siete interessati vi faccio avere un coupon sconto, questo è tramite Amazon, vi faccio vedere un codice sconto e troverete qui in descrizione. Ma 90 euro ragazzi, vi prego, non si può sentire. Comunque, allora, vediamo un attimino che mi dice della batteria, che è una batteria da... c'è manco scritto qui, mannaggia sti cinesi. Vediamo un attimino, tempo di volo, qui me lo dà per 12 minuti, quindi che sarà una... No idea ragazzi. E anche io aspetto, forse sta qui. Cioè questi se sono basati su... hanno scritto 200 cose sulle batterie di radiocomando, che oltretutto leggendo le recensioni qui su sulla pagina prodotto di Amazon, in molti lamentano che il radiocomando non si accoppia con il drone, ed è per questo che la Elifar mi ha mandato il nuovo radiocomando, che è uguale a quello vecchio ma questa volta funziona. Ragazzi, questa vado a far vedere. Insieme al drone mi hanno mandato un nuovo radiocomando perché quello vecchio in dotazione al drone non si accoppierà mai, per cui mi hanno mandato quello nuovo e funziona. Vado ad aprire la scatola, radiocomando dentro la sua bustina, e scatola riciclata da una piastra per capelli. Secondo me mi stanno a piangiro. Per cui, se l'avete già acquistato, secondo me vi conviene reclamare con Elifar e farvi mandare gratuitamente quello nuovo. Se non l'avete acquistato, a quei 90 euro ci dovete aggiungere un'altra ventina d'euro per un altro radiocomando, per cui arrivate a 110 euro ragazzi. Bah! Andiamo a vedere come vola, va. C'è pure vento, questo qui non c'ha GPS, c'ha solo altitude hold, per cui secondo me alla prima scureggia se ne va da un'altra parte. Andiamo a vedere. Intanto qui si è avviata, sì. Intanto lo accendiamo da sto bottone qua. Eccolo qua. Sarà acceso, sì, perché i LED davanti lampeggiano. Poi lo mettiamo qui, mi si perde sopra sto pad. Accoppiamo il wifi. Vediamo se lo trova. Intanto accendiamo pure il radiocomando. A me qui mi sembra che funziona un cazzo. Accendiamo, ok, HTS, UFO, via. Ok, trovato. Adesso andiamo ad aprire l'applicazione, che è HTUFO. Avviamolo, vediamo se si vede qualcosa. Eccolo qua ragazzi, si vede, già si vede qualcosa, ce l'abbiamo fatta.
Radiocomando lo accendiamo da qui. Partito. Beh, però nonostante il vento non mi sembra tra i peggiori. Non mi sembra affatto tra i peggiori. Per questo punto le riprese da qui ce le abbiamo. Vediamo un attimo. Raga, ovviamente 90 euro non li vale, questo è poco ma sicuro. Però non so che dirvi. Boh, proverò a farmi dare un coupon per un cospicuo sconto, ma la vedo alquanto dura, ragazzi. A 90 euro più metteteci 20 euro di radiocomando, per cui 110 euro ci trovate droni con motore brushless, GPS, che trovate recensiti anche sul mio canale. Quindi ragazzi, a questo punto io non capisco perché accetto queste cose. Comunque va bene ragazzi, dai, è un bel drone giocattolo che secondo me a 20-30 euro lo prendete, ma a 90 euro vi dico subito di no, lasciate perdere, perché non è cosa vostra. Quindi a questo punto ragazzi, io vi saluto. Qui il drone non lo sto più a riprendere, vediamo un attimo. Ok, preso al volo. Per cui ragazzi, a questo punto io vi saluto. Da Piero è tutto per oggi e ci vediamo alla prossima recensione, sempre sul canale. Però piace ai moscerini sto drone, piace molto ai moscerini. Vediamo se si vede. Ecco qua sto bel moscerino. Non si vede più. Sta qui comunque, sta qui. Eccolo là. Ragazzi, da Piero è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti da Piero.